Poracci, bentornati o benvenuti sul mio canale, l'unico di YouTube Italia dove si parla di videogiochi cambiando sempre inquadratura. Quello di oggi sarà un video ricchissimo perché andremo ad esplorare a fondo la nuova campagna saldi presente sull'eShop di Nintendo Switch per vedere quali sono i titoli meritevoli di essere recuperati spendendo poco. Cercherò di farvi una panoramica più ampia possibile, ma con oltre 1000 titoli in sconto, tanti giochi verranno lasciati fuori. Quindi mi raccomando, vi aspetto qua sotto nei commenti per sapere le vostre segnalazioni. Fatemi sapere se c'è qualche gioco che va recuperato assolutamente. Prima di iniziare, come al solito, vi invito a mettervi in marcia verso la conquista non violenta di internet.poro e la fondazione del Poroverso. Lasciate un like, iscrivetevi al canale attivando la campanella delle porotifiche e seguitemi su tutti gli altri social. I link li trovate in descrizione. Bene, ho detto tutto. Iniziamo! Prima di tutto una breve introduzione per chi capita per la prima volta su questo genere di video. Per navigare l'eShop non ci rifaremo al portale ufficiale di Nintendo perché è parecchio scomodo da navigare e offre pochi e rudimentali filtri per affinare le proprie ricerche. Invece ci rifaremo a Deku Deals, un portale perfetto per affinare le proprie ricerche su Nintendo eShop. Come potete vedere siamo nella sezione Hottest Deals, ovvero i migliori affari del momento, e già da qui vi potete fare un'idea di come funziona questo sito. Come potete vedere sulla sinistra ci sono tanti filtri per affinare le proprie ricerche e si va da quelli più comuni fino a cose un po' più particolari come dare la precedenza ai titoli che hanno una versione demo oppure filtrare i giochi che hanno un certo voto Metacritic. Inoltre, e per me questa è una caratteristica fondamentale, il sito segnala immediatamente se si tratta di un vero sconto o meno. Queste campagne promozionali sono infatti spesso caratterizzate da un riciclo dei soliti titoli in sconto sempre poi allo stesso prezzo, e quindi andando a vedere la dicitura lowest price ever possiamo essere sicuri al 100% che si tratta di un prezzo che prima d'ora non si è mai visto. Tra l'altro, cliccando sulla scheda di un determinato prodotto siamo bombardati da informazioni e oltre allo storico dei vari prezzi e di come gli sconti si sono mossi nel corso dei mesi, abbiamo anche informazioni per me utilissime come appunto la media Metacritic, ma anche quanto ci si mette a completare il gioco grazie all'integrazione con il sito How Long To Beat. Poi abbiamo il rating PEGI e insomma tante cose che possono spostare l'ago della bilancia quando poi si decide se acquistare o meno un titolo su eShop in sconto. Detto questo, direi di procedere andando a scandagliare le offerte presenti su eShop, partendo però dagli hottest deals, ovvero i giochi che stanno vendendo di più durante questa campagna sconti. In prima pagina abbiamo subito la Assassin's Creed The Rebel Collection, che comprende il Assassin's Creed 4, che sarebbe Black Flag, e poi il Rogue, che è una sorta di seguito spin-off del 4. E questa in realtà è super consigliata come collection, non solo è il prezzo più basso di sempre, e lo sconto è anche bello sostanzioso, alla fine andate a pagare 15 euro per due giochi che durano pure un bel po', infatti l'abbiamo visto prima nella scheda prodotto, ma la media di completamento sono circa 60 ore di gioco, poi sta a voi decidere se portare fino in fondo due Assassin's Creed belli lunghi. Però in più vi segnalo che si tratta di una delle poche conversioni su Nintendo Switch di titoli appartenenti alla serie di Assassin's Creed che non presentano delle beghe tecniche. Per esempio qui abbiamo anche al prezzo più basso di sempre Assassin's Creed 3, che però come conversione è piena di difettucci grafici e bug assortiti, e se vogliamo anche un controsenso perché il 3 è stato portato con un porting mediocre, mentre il successivo funziona benissimo, anzi anche meglio. Quindi se dovete scegliere tra un Assassin's Creed andate a spendere un pochino di più per prendervi il pack del 4 e il del Rogue, ma avete non solo due giochi al prezzo di uno, ma anche due conversioni nettamente migliori. Poi in realtà la prima pagina è caratterizzata, guardandola al volo, proprio di quei finti sconti di cui parlavamo prima, perché la BioShock Collection è straconsigliata, ma in realtà a 9,99 è sempre così in sconto praticamente a ogni campagna acquisti. Lo stesso per Inside, e ve lo anticipo anche per Limbo, che vengono venduti sempre a 1,99. Lo stesso si può dire di Rayman Legends, Doom, sono tutti titoli che vi consiglio, vi ripeto, però non voglio neanche perdere più di tanto tempo a fare sempre gli stessi nomi. Hades è un must assoluto. Vi consiglio Diablo 2 Resurrected perché lo sconto è interessante, iniziano ad essere 20 euro di spesa totale, per me ci sta alla grandissima. Si tratta di una sorta di remake, remaster grafico di Diablo 2, che è uno dei migliori action RPG di sempre, action GDR di sempre, e rimane un gioco immortale, molto più del 3, e aspettando il quarto capitolo, che dovrebbe uscire l'anno prossimo, ma non credo su Switch, recuperare questo Diablo 2, insomma, non solo è
una storia importantissima del videogioco occidentale, ma vi ritrovate anche un titolo potenzialmente da dipendenza, da assuefazione totale, perché no? Qui abbiamo poi una serie di titoli sempre in sconto. Okami, ragazzi, vabbè, ve lo consiglio sempre, ma ve lo riconsiglio un'altra volta. Grandissimo Zelda-like, concorrente diretto anche per meccaniche di gioco di Twilight Princess, e visto che Twilight Princess non arriva su Switch, a questo punto recuperatevi Okami a 9,99, perché no? E buttate un occhio anche su Super Meat Boy Forever, perché il prezzo è bassissimo, siamo poco sopra i 3€, e a questo punto io gli darei una chance. In realtà la critica l'ha massacrato abbastanza, perché non so se avete giocato il primo Meat Boy, che è un titolo storico, un platform difficilissimo, dal creatore, tra l'altro, di The Binding of Isaac. E questo qua, se non sbaglio, è un prequel, però è uscito molti anni dopo. È uscito, penso, quest'anno o l'anno scorso. Era in realtà attesissimo, ma ha deluso molto le aspettative della critica, almeno. Poi non so come è stato recepito dal pubblico. Principalmente perché è stato scelto un approccio diverso al game design, e questo, più che essere un platform di quelli super cattivi dove si muore a ogni quadro, sostanzialmente, si muore in continuazione ogni quadro, è un endless runner, che è un genere molto particolare, che soprattutto rimanda a un altro tipo di gaming, quello più mobile, e hanno provato a fare questo esperimento un po' particolare, mi sembra non sia riuscitissimo, però a questo punto per 3,19€ uno il rischio se lo può anche prendere. Poi abbiamo Immortals Phoenix Rising, a proposito di Zelda-like, che è sempre in sconto, consiglio di recuperare. The Messenger è bellissimo, l'ho preso a 8€ anch'io, ma 2-3 campagne di sconti fa, a inizio anno, e se vi piacciono i platform, e anzi gli action adventure che omaggiano l'era degli 8 e dei 16 bit, ve lo consiglio tantissimo. È un gioco che parte a 8 bit, è una sorta di omaggio ai vari Ninja Gaiden, Castlevania, vecchia scuola, eccetera, eccetera, e poi diventa un gioco a 16 bit, diventa a tutti gli effetti un Metroidvania, e con quello cambiano anche i comandi, il feeling del gameplay, una trovata geniale, una realizzazione tecnica pazzesca. Per 8€ ve lo straconsiglio, non è un gioco che dura tantissimo, però bello bello, una vera gemma indie. Andando avanti in prima pagina, direi che più o meno ci siamo. Abbiamo Lego City Undercover, una bella alternativa alla GTA Trilogy Collection. Se vi piacciono avventure grafiche, poi c'è la Ace Attorney Trilogy, ma questo alla fine non è uno sconto così raro da vedere. Passiamo in seconda pagina, e che troviamo? Allora, Doom Eternal, una bella conversione, non so se questo è il prezzo più basso di sempre. Su Switch gira, perché gira anche incredibilmente bene. Se avete la possibilità di giocarlo su altre piattaforme, forse è meglio. Fez, attenzione, prezzo più basso di sempre, un platform in realtà uscito la prima volta nel, vado a memoria, giuro, penso 2014, comunque è un platform pre-era Switch. L'ho giocato recentemente su Steam Deck, ragazzi, è geniale, perché si basa tutto sulla risoluzione di enigmi che sfruttano la tridimensionalità in un piano bidimensionale. Lo so che detto così non ha senso, però in montaggio vi aggiungerò delle immagini per farvi capire un po' com'è il gameplay, ed è uno di quei platform puzzle game dove ogni passo che fate, ogni nuovo livello, ogni nuovo quadro, viene aggiunto qualcosa che vi fa esclamare: accidenti, questa soluzione è geniale, ve lo straconsiglio. Non è bassissimo come prezzo, probabilmente su Steam si trova anche a meno, però se siete amanti del genere è un platform bellissimo. Con un tempismo pazzesco c'è anche Toem, dico tempismo pazzesco perché l'ho recentemente giocato e platinato su PlayStation Plus, ed è un'avventura fotografica deliziosa, graziata da uno stile grafico super ispirato, una produzione indie fatta da pochissime persone. Non so come descriverlo, è un adventure dove non ci sono combattimenti, non si attacca, si risolvono soltanto delle quest, tutte quante ruotano attorno al tema della fotografia, perché il personaggio è equipaggiato con questa macchina fotografica e voi dovrete risolvere le richieste dei vari abitanti del mondo di gioco scattando determinate fotografie o compiendo comunque delle azioni che comunque richiedono l'utilizzo della macchina fotografica. È un gioco brevissimo, super relax, molto chill, come dite voi giovani, ma io ve lo straconsiglio, c'è sul Plus, non so se è ancora disponibile questo mese. È un'avventura che dura pochissimo alla fine, ma per me è la durata perfetta, un 6-7 ore per essere platinato.
vi rilassa e giocarlo in portabilità secondo me è perfetto. E non penso che la Switch abbia problemi a farlo girare tecnicamente, perché insomma graficamente non è niente di che, ma la direzione artistica è molto ispirata. Discorso diverso invece per la Ezio Collection degli Assassin's Creed, e questa comprende Assassin's Creed 2 e poi Revelations e Brotherhood, non mi ricordo mai quale dei due arriva prima, però sostanzialmente sono i due spin-off sequel diretti di Assassin's Creed 2, che vedeva come protagonista Ezio Auditore. Bellissimi giochi, grandissimi, però il porting è un altro Assassin's Creed fatto malissimo su Switch, è un vero peccato. Il prezzo inizia a essere interessante, ma giurerei di averlo visto intorno ai 25-30 euro anche in versione fisica. Io a quel punto preferisco dirottare non sulla copia digitale, ma su quella fisica. Comunque vale il consiglio che ci siamo dati in apertura: andate con la Rebel Collection, perché qualitativamente siamo su un altro livello. Poi, uscendo un po' da quello che sono le mie competenze, dai miei generi di riferimento, io vi consiglio, la butto là, non l'ho provato direttamente, Paradise Killer, che ho letto un po' di recensioni, lo definiscono tutti quanti un'ottima avventura grafica, una visual novel incentrata sulla risoluzione di un omicidio, però esteticamente è straschizzato e mi ricorda un po' Neon White per l'utilizzo dei colori e in generale proprio l'art style, anche se poi non c'entra niente. Quello è un action platform bellissimo, tra l'altro uno dei migliori titoli dell'anno, vi consiglio di recuperare anche quello, ma non penso sia in sconto. Non lo so, fatemi sapere voi nei commenti se siete appassionati di avventure grafiche e non conoscete Paradise Killer, dategli una chance. 9,99 è un rischio che uno si può prendere, e poi fatemi sapere se effettivamente valeva la pena o meno, o magari se già lo avete giocato, se lo consigliate agli altri. Poi abbiamo finalmente un Farm Simulator, come piace a noi, prezzo più basso di sempre, prendetelo adesso prima che escano tutti quelli annunciati durante l'ultimo Nintendo Direct. Streets of Rage 4 ve lo consiglio perché comunque è bellissimo. Se vi è piaciuto il gioco delle Tartarughe Ninja, è vero, questo qua non è lo sconto migliore di sempre, già si è visto a questo prezzo, ma se vi è piaciuto il gioco delle Tartarughe Ninja, Streets of Rage 4, uscito nel 2020, è un po' il titolo che ha rilanciato il genere di beat'em up a scorrimento. Bello, bello, bello. Mi è piaciuto molto e lo giocai su Game Pass. Non l'ho giocato su Switch, non so come gira su console ibrida, ma insomma non dovrebbero esserci grandi problemi. Bug Fables ve lo consiglio sempre, soprattutto se siete orfani della serie di Paper Mario. Grandissimo JRPG, purtroppo c'è solo in inglese, quindi se siete tra quelli che hanno per forza bisogno di italiano per godersi un gioco, purtroppo questo non fa per voi. Talos Principle è un bel puzzle game, anche questo ve lo consiglio. Poi continuiamo con sconti già proposti più e più volte, ormai i remake di Panzer Dragoon ve lo tirano dietro, 2,49€, comunque perché no. Attenzione a Cozy Grove, perché in realtà è un altro di quei titoli che non ho provato, ma mi sembra di capire sia un po' la risposta indie ad Animal Crossing, e anche di questo non ho sempre sentito parlare un gran bene, e il prezzo inizia a farsi interessante. Anche qua, se magari vi siete stufati di Animal Crossing o tutti i Farm Life Sim annunciati recentemente non vi interessano più di tanto, buttategli un occhio, perché come potete vedere dalle immagini che vi sto aggiungendo adesso in montaggio, in realtà l'art style è molto interessante ed è uno di quei giochi che solo guardandolo ti ispira relax più totale e assoluto. Quindi se siete appassionati del genere, perché no, dategli una chance. Andando avanti, ci sono come al solito tutti i Final Fantasy, quelli legacy, quelli classici, in super sconto. Date un'occhiata al 9 se non l'avete mai fatto, perché comunque è uno dei migliori JRPG di sempre. Lo so che lo dico più o meno tutti i JRPG, ma è così, non posso farci niente. Poi abbiamo vediamo qualcosa di interessante. Scott Pilgrim, sempre se vi interessano i beat'em up a scorrimento, ormai viene riproposto spesso in sconto, ma anche questo è grandissimo e divertentissimo. Poi dopo l'avete giocato vi potete recuperare il film, altro esperimento completamente fuori di testa. E qui abbiamo un po' di cose interessanti, vedo, non me l'aspettavo. Abbiamo La Mulana 2 in sconto del 60% a 9,99€. E La Mulana è in realtà un titolo molto particolare, perché il primo viene considerato uno dei giochi più difficili di sempre ed è una sorta di action adventure, sì, dove bisogna risolvere degli enigmi, dei rompicapi, ma è lunghissimo, sembra quasi generato proceduralmente, ma non credo lo sia. E la cosa bella è che io ho comprato la limited della collection dell'1 e del 2,
ma ancora non ci ho mai giocato, non ho avuto tempo. La Limited non costava niente, ma tipo una ventina di euro su Amazon, ed è tra l'altro una delle migliori Limited che abbia mai visto per la console ibrida, soprattutto per quanto riguarda il mondo indie. E vi direi, se c'è ancora quella versione fisica, andate a recuperare quella versione fisica. Io di La Mulana ne ho sentito parlare un gran bene, anche se il primo è sostanzialmente un gioco veramente crudele, dicono tutti sia assurdamente difficile, mentre il 2 integra già delle meccaniche che facilitano di molto l'avanzamento all'interno del gioco. Soprattutto, non ve l'ho detto, ma è una sorta di retro omaggio, mi sembra, all'epoca dell'MSX, quindi si parla proprio di preistoria videoludica. Non lasciatevi ingannare dall'artwork, ma poi il gioco è in pixel art volutamente datata. Anche qua, non ho sempre sentito parlare un gran bene, l'ho comprato, ma non ho ancora avuto l'occasione di provarlo. Sono sicuro ci sarà anche il primo in sconto, ma lo incontreremo fra poco, insomma. E dalla stessa pagina vi consiglio Iconoclast, 8 euro, l'ho visto già più volte a questo prezzo. Ma se parlate inglese è, penso, uno dei Metroidvania più belli a cui abbia mai giocato. C'è tanta impronta narrativa, preparatevi insomma a parecchi dialoghi anche belli lunghetti, ma c'è un cast di personaggi fantastico e la storia è impressionante, molto bella, profonda, matura, divertente a tratti. È uno di quei giochi che non va sottovalutato, perché una volta finito ci rimani proprio di stucco e ti ha lasciato qualcosa dentro. E non so, tutti i sentimenti positivi, ecco. E poi, bellissimo, prezzo più basso di sempre, a 10 euro e 4 centesimi, perché scendere sotto i 10 euro era troppo, abbiamo Loop Hero, quello che è considerato uno dei migliori indie del 2021. Anche questo non l'ho giocato direttamente, ma la premessa mi ha sempre incuriosito, perché è un GDR dove si invertono i canoni proprio di gameplay del genere, perché si controlla la creazione del dungeon al quale interno il protagonista si muove in automatico. Detta così, non so se l'ho spiegata benissimo, magari le immagini mi verranno un po' in aiuto, però sconto del 33%, e a questo punto, certo, non è sotto i 10 euro, ma possiamo iniziare a farci un pensiero un pochino più concreto. Anche se penso che in molti l'abbiano già giocato, magari non su Switch, ma su Steam, dove è più facile trovare a prezzi bassi questo genere di giochi. Andiamo avanti, in quarta pagina abbiamo i soliti No More Heroes 2, Axiom Verge, New The World Ends With You, bel JRPG, però purtroppo, anzi per fortuna, a questo prezzo anche più basso per un po' di giorni si è trovata l'edizione fisica, quindi sì, è invitante, i 29 euro, comunque si tratta di un JRPG, immagino che duri tantissimo, sì, intorno minimo 40 ore di gameplay, quindi sono soldi ben spesi, però state in campana, perché in realtà come prezzo non è così impressionante. Vedete, molto spesso è stato messo in sconto ai 29,99, e soprattutto in edizione fisica si trova a volte anche a di meno. Procediamo, eccolo, l'abbiamo parlato, il primo, La Mulana. Questo è il gioco veramente crudele, questo è il gioco veramente difficile, e mi ricordo di aver visto un video di un content creator che affermava di aver finito La Mulana senza aver utilizzato guide, e ci aveva messo una cosa come più di 800 ore. E nel video, insomma, raccontava tutti gli stati di frustrazione che lo avevano accompagnato all'interno di questo viaggio. Parlavamo di beat'em up e di quanto il gioco delle Tartarughe Ninja ha rappresentato una sorta di momento epocale nell'evoluzione, ma soprattutto nel fattore nostalgia associato al genere beat'em up a scorrimento. E attenzione, prezzo più basso di sempre per Shredder's Revenge, tanta roba. Chi ha il Game Pass se lo ha giocato a gratis, tra molte virgolette, su un ecosistema Xbox o su Windows, chi ancora non ha avuto l'opportunità, c'è la versione fisica, però costa più o meno il doppio, mi sembra, quindi 19,99, tanta roba. Chi ha vissuto in prima persona quell'epoca sa a cosa mi riferisco, è un tipo di divertimento che per forza di cose lo associ alla sala giochi, e l'idea di poi di vedere i porting che funzionavano bene su console casalinghe era il paradiso. E questo Shredder's Revenge cattura proprio quel pezzettino di paradiso che era associato ai giochi delle Tartarughe Ninja. Bellissimo, ma non campa solo di nostalgia, ancora oggi dimostra che il genere ha tanto da dire. Poi tra i vari titoli mi fa ridere, perché Valiant Hearts The Great War
è praticamente più raro non vederlo in sconto che vederlo a 4,99, mentre convincetemi nei commenti a comprare dei Stanley Parable a Ultra Deluxe, perché in realtà non ho sempre sentito parlare un gran bene. So che questa sorta di versione 2.0 di Stanley Parable in realtà è una sorta di seguito del gioco base, 15 euro inizia a essere interessante, però è un po' leggermente sopra il mio budget poraccio, quindi se qualcuno l'ha giocato nei commenti, e soprattutto se sa bene quali sono le differenze con la versione base, che comunque non ho giocato neanche quella, scrivetemelo nei commenti e provate a convincermi. Poi abbiamo una serie di sconti già visti, state alla larga dalla remaster di Crystal Chronicles, perché purtroppo è uscita parecchio maluccio, non fatevi ingannare. Abbiamo il prezzo più basso di sempre per la trilogia delle remaster di Crysis. Giocarla su Switch è sempre un'esperienza un po'... diciamo, è più che altro affascinante il fatto che state giocando in portatile Crysis, però ovviamente dei giochi famosi per la loro complessità grafica e per la loro suntuosità visiva, questo su Switch lo perdete completamente. Però insomma, se non vi siete mai giocati tre FPS pure belli corposi, il migliore comunque rimane il primo, dategli una chance. Certo, 29,99 non è un prezzo top in assoluto, però se pensate che sono tre giochi e andate a pagare 10 euro a gioco, insomma, già così diventa un pochino più fattibile come spesa. Poi Blue Fire ve lo consiglio sempre in continuazione, purtroppo non è un vero sconto, nel senso l'abbiamo già visto tante volte a questo prezzo. Dategli una chance se vi piacciono gli Zelda-like, se vi piacciono gli action adventure e soprattutto se vi piacciono i platform belli tosti. Ci sono delle sezioni di platforming puro veramente impossibili che mi hanno ricordato i momenti più difficili di Hollow Knight. E poi bellissimo il remake di Quake, il capo dei boomer shooter. Tra l'altro penso sia uno dei giochi che è stato più incensato dalla critica l'anno scorso ormai, credo, non penso quest'anno. E poi cos'altro abbiamo? Vediamo. Ci avviciniamo alla chiusura perché comunque vi ho dato parecchi consigli. Ecco, però ci sono due cose interessanti già, anzi anche più di una. Allora, abbiamo la Ace Attorney Turnabout Collection a 34,79, che in realtà, vediamo un attimo, sì, ok, questa qua comprende la bellezza di 5 titoli, perché sono la trilogy dei primi tre Ace Attorney e poi ci sono anche i due spin-off, i Chronicles, ambientati nel Giappone feudale o comunque nel passato in Giappone, magari sto dicendo una castroneria in caso, perdonatemi, che però non erano mai usciti appunto dal suolo nipponico, non erano mai stati tradotti dal giapponese, usciti all'epoca su DS credo anche questi, sono arrivati per la prima volta l'anno scorso, due anni fa, anche in Occidente, un po' su tutte le piattaforme, anche su Switch. E in realtà questa collection forse l'abbiamo visto prima che la trilogy di Ace Attorney era già in sconto, però questa qua, questo doppio double pack che comprende alla fine la bellezza di 5 giochi, e vale la pena recuperarlo qua, soprattutto se siete appassionati della saga, c'è possibilità che i Chronicles ancora non li abbiate recuperati, quindi perché no. E poi sempre nella stessa pagina stavo vedendo l'interessante Crosscode, non è il prezzo migliore di sempre, però è forse uno di quei giochi che non consiglio mai abbastanza. Un bel action GDR, anzi un meta action GDR, ve la dico così, vi lascerò scoprire perché viene chiamato in questo modo. In realtà non solo non è il prezzo, si è già visto questo prezzo, ma ci sono stati anche prezzi più bassi, quindi no, magari aspettate un attimo, io lo giocai anche questo su Pass, non l'ho finito però, sarebbe bello riprenderlo prima o poi. Tales of Iron, ho fatto la recensione su Every Eye, andatevela a recuperare, merita. Doom 64, questa cosa me ne vergogno un po' perché l'ho scoperta recentemente, in realtà non è un porting su Nintendo 64 del primo Doom, ma fu un Doom fatto apposta per Nintendo 64, quindi se siete appassionati di boomer shooter o di storia degli FPS, recuperatelo perché 2 euro, si è già visto questo prezzo, però insomma, why not, perché no. Andando avanti, Minit, divertentissimo, questo prezzo si trova sempre, anzi penso di non averlo mai visto non in sconto. What the Golf, ne ho sentito sempre parlare un gran bene, però siamo ancora forse leggermente sopra budget, sì, soprattutto si è visto a prezzi molto più bassi, quindi alla larga, show. Non ti vogliamo più vedere. Abbiamo di nuovo la riconferma della Castlevania Advance Collection.
che racchiude i tre Castlevania usciti per Game Boy Advance, diciamo il titolo spiega già abbastanza bene, non c'è bisogno di ulteriori introduzioni. Penso non sia ancora stata annunciata una versione fisica da Limited Run Games o cose del genere. 13,99€ vi portate a casa tre Metroidvania che magari non sono invecchiati nel migliore dei modi, soprattutto il primo, non mi chiedete come si chiama perché mi confondo sempre con i nomi, però insomma anche qua avete proprio un pezzo di storia delle portate di Nintendo. Ma soprattutto, cosa aspettate? The Tourist, sono stanco di consigliarvelo. Onimusha, recuperatelo, così vi iniziate a giocare la serie aspettando che Netflix faccia uscire l'adattamento che è stato appena annunciato oggi con un trailer, quando si dice il tempismo perfetto. Doom 3 a 3,99€, non so se si è già visto come sconto, non si capisce, ma io in caso... No, purtroppo si è visto anche a di meno, si è visto anche a 2,49€. Comunque, vabbè, Doom 3 è un titolo che ha fatto la storia e per un periodo lo preferivo al suo diretto avversario che era Half-Life 2. Sarà una lotta epica. Devil May Cry 3, ma forse il migliore della saga. E insomma, ci stiamo avvicinando verso i titoli meno conosciuti e che è anche difficile riuscire a capire se effettivamente valgano qualcosa, perché poi questo qua è il grande problema dell'eShop, è pieno di monnezza. E mi sa che ho parlato anche abbastanza, di consigli me ne ho dati parecchi. Poi se spunterà qualcosa di nuovo, sarò felice di segnalarvelo magari sugli shorts, sì, perché no. Far potrebbe essere interessante, uno di quei giochi era stato annunciato, mi sembra, durante uno State of Play o un PlayStation Showcase e aveva catturato la mia attenzione. Prezzo di base è sempre 14€, un po' tantino, però vabbè. Comunque, appunto, nel caso spuntassero cose del genere ve lo farò sapere negli shorts. Io vi ringrazio per essere arrivati fino alla fine, se ci siete arrivati. Nei commenti aspetto comunque le vostre segnalazioni per sapere quali titoli mi sono sicuramente sfuggiti, perché insomma anche utilizzando Daiku Deals purtroppo tante cose vengono sommerse dalla marea di titoli presenti all'interno dell'eShop. E niente, non mi resta che darvi appuntamento a domani con un nuovo video. Voi nel frattempo, mi raccomando, fate bravi, riposatevi, dormite, sogni tranquilli, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro Deku, Michele Diaz, ciao! Ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Patreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! Io sono il Poru Deku, poru 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 poru.